Tutti gli amici dello Zoccolo Duro, ben ritrovati. Non ci fermiamo qui sulla pagina, nonostante il campionato sia finito, perché dobbiamo parlare di mercato. E per l'occasione mi sono messo la magliettina di Super Papa Francesco con la sciarpetta del San Lorenzo. Perché? Perché il mercato è un po' come la religione, no? Noi tifosi siamo dei fedeli, confidiamo, crediamo nel nostro presidente, nel nostro direttore sportivo, affinché compia dei miracoli o quantomeno delle opere di bene comprandoci i giocatori che sogniamo, no? E quindi il Papa Francesco, che peraltro è un papa tifoso, ci stava tutto. A parte queste fregnacce, veniamo al sodo. Ovviamente io parlo del mercato della Roma perché è l'unico che mi interessa e perché tifo per la Roma ed è giusto che di questo parli. Premessa doverosa. Comunque si vogliano valutare gli acquisti fin qui conclusi dalla Roma, bisogna essere onesti e dire che questo è un mercato ben ragionato, programmato, preciso e perché ha portato già al 12 di giugno all'acquisto di quattro giocatori che comunque per vari motivi sono tutti utili alla causa. Ora, la riflessione da fare è se i giocatori acquistati ci convincano o meno. E se rispondano a quelli che sono i nostri desideri. Io parlo personalmente. Speravo che questo fosse l'anno, in cui il mercato fosse improntato all'acquisto di due o tre giocatori, non di più, che facessero fare un salto di qualità importante alla squadra per andare a puntare diretti al titolo, senza girarci intorno. Qui dopo 5 anni di secondi e terzi posti bisogna andare a vincere, anche perché la Juve ha rotto le palle, scusate, sono 7 anni che vince, ormai perderà, dovrà perderlo il prossimo scudetto. E perché non dobbiamo vincerlo noi allora? Sono stati comprati dei giocatori, andiamo proprio in ordine cronologico. Il primo acquisto è stato Coric, vabbè, si sapeva da gennaio che sarebbe arrivato questo giocatore, è un regista e Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di un regista. Il problema è che non potrà essere regista titolare di questa squadra. È un giocatore di 21 anni che non è neanche troppo nel giro della nazionale maggiore. Basti pensare che al posto suo è stato convocato Piazza, che nella Juve non ha mai giocato e che allo Schalke 04 ha giocato boh, una decina di partite scarse. Il che ci fa capire che non è un giocatore pronto per una squadra come la Roma. Ha tutte le doti necessarie per esplodere, sì, però non può essere il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Gli andrebbe affiancato un giocatore d'esperienza per farlo crescere in tranquillità, un po' come è stato con Under. Quindi in quella logica ci sta a comprarlo, ma il ruolo di regista è ancora scoperto. Marcano, vabbè, classico acquisto che ci sta, parametro zero, giocatore di grande esperienza, per fare il quarto centrale ci sta tutto. Ha vissuto la sua stagione migliore, proprio quella che si è appena conclusa, a 30 anni, il che fa un po' pensare, però ci sta come acquisto. Cristante è il prototipo di giocatore che serviva a centrocampo, un giocatore che avesse dinamismo, che avesse corsa, fisico e soprattutto tanti gol. Quest'anno ha segnato 12 gol. E a noi avrebbero fatto tanto comodo perché i gol del centrocampo sono quelli che maggiormente sono mancati alla nostra stagione. L'incognita è sempre quella dei giocatori che provengono dall'Atalanta. Lì vivono in un contesto che è molto bravo a valorizzarli, sono anche molto bravi all'Atalanta a venderli, a farseli pagare questi giocatori. E quindi speriamo che non faccia la fine di Gagliardini o anche quella di Kessié, insomma, speriamo che possa rendere al meglio. Da ultimo ieri è arrivato Kluivert. Mi sembra eccessivo andare in 200 ad accoglierlo a Fiumicino, stiamo parlando di un giocatore di 19 anni che ha fatto delle cose molto buone in Olanda, ma non è che abbia, cioè non è l'Ibrahimovic di 15 anni fa. Quando è venuto dall'Ajax, che comunque era giocatore che già aveva un'altra esperienza, seppur giovane. Qui è un giocatore con delle enormi potenzialità, che però anche lui non potrà essere il titolare fisso del tridente d'attacco. Spero di sbagliarmi, spero che abbiamo preso un fenomeno.
La verità è che secondo me a questo mercato manca il nome che faccia sognare veramente i tifosi. E il nome che viene adesso accostato alla Roma, quello di Ziyech, potrebbe essere il profilo giusto. Non è il regista puro come lo intendo io, diciamo la Pizarro per fare un paragone, insomma. Però è più simile a un Pjanic leggermente più offensivo, che però ci può servire. L'anno scorso ha realizzato 15 assist, che sono fondamentali, e perché, come dicevo, oltre ai gol dai centrocampisti sono mancati anche molti rifornimenti alle punte. E quindi questo potrebbe essere il giocatore giusto. La quotazione mi sembra altina, 35 milioni, però in giro non vedo grosse alternative. Penso che Modric e Real non te lo dia, così a naso, la butto lì, e quindi altre alternative in giro per l'Europa ne vedo veramente poche. Scusatemi, un'ultima cosa: noi avremo la fortuna, spero, di poter contare anche su due acquisti che quest'anno ci costano zero, che sono Karsdorp e Schick. L'anno scorso non si sono mai visti. Speriamo che quest'anno possano entrambi dimostrare il loro valore, quello che ci è stato raccontato per Karsdorp, il miglior terzino destro d'Europa, sembrava quando l'abbiamo comprato, e infatti era rotto. E scherzi a parte. E speriamo che sia così. Su Schick c'è l'incognita perché quello che abbiamo visto quest'anno è stato veramente poca cosa, però non credo che tutti gli operatori di mercato si fossero sbagliati la scorsa estate. Io ripeto, non l'avrei mai preso perché avrei preso un giocatore di caratteristiche differenti, però ce l'abbiamo, speriamo di valorizzarlo al meglio e speriamo soprattutto che lui si svegli. Adesso penso che il mercato della Roma si fermerà in entrata per un po', anche perché la cosa più importante adesso è lavorare in uscita. Abbiamo tanti profili da dover cedere, alcuni perché sono inutili, penso a De Frel, penso a Bruno Peres che credo sia certo che vada al Torino, penso a Skorupski che è un buon portiere, ma ovviamente è chiuso da Alisson e se anche facendo le corna, Alisson dovesse essere ceduto, non ha le caratteristiche per fare il primo alla Roma. E penso che questi giocatori, se uno riuscisse a venderli, magari anche Gerson, che non lo so, lo possiamo anche mandare in prestito, però a questo punto penso che per lui le speranze siano veramente poche. Beh, già questo pacchetto di quattro giocatori potrebbe consentire delle piccole monetizzazioni. Poi c'è il caso esterno d'attacco in esubero, uno tra El Shaarawy e Perotti dovrebbe partire, per entrambi la valutazione sta intorno ai 20 milioni di euro, quale cedere fra i due? Io mi terrei sempre un giocatore come Perotti, perché è un giocatore che ha la possibilità di creare la superiorità numerica partendo da fermo, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri esterni e mi sembra anche un giocatore più completo. El Shaarawy è più giovane sicuramente, ha più margini di crescita, anzi ha ancora dei margini di crescita, mentre Perotti credo sia all'apice della carriera. Però è un eterno incompiuto, soprattutto va in scadenza nel 2020, mentre Perotti nel 2021, quindi forse andrei a cedere El Shaarawy con rammarico per non aver visto una stagione intera ad altissimo livello di questo giocatore. Poi vabbè, ci sono i casi spinosi Nainggolan e Alisson, dei quali io non voglio neanche parlare, non tanto per Alisson proprio non voglio parlare perché non si cede il giocatore più forte in quel ruolo. Cioè, se tu hai il giocatore più forte al mondo in un determinato ruolo, non lo devi vendere se vuoi vincere. Se poi non vogliamo vincere, allora è un altro discorso. Su Nainggolan, sì, è un giocatore che si può cedere? Sì, lo si può cedere, ma non all'Inter. Cioè, all'Inter andrebbe proprio. Cioè, gli vai proprio a fare un favore. Cioè, se lo vendi all'Inter lo devi vendere al doppio della quotazione. Non ai 30 milioni di cui si parla adesso, cioè minimo devi vendere a 50 milioni all'Inter, perché è proprio il giocatore che Spalletti vuole, è un giocatore che peraltro ha vissuto la sua miglior carriera proprio con Spalletti in panchina, ma quindi proprio mai, mai, poi peraltro l'Inter è una tua diretta concorrente, ma quindi proprio zero, mai, mai prendere in considerazione questa cosa. Se la Roma cedesse
Nainggolan all'Inter alle cifre di cui si parla, ecco, questo sarebbe veramente una grossa delusione, lo dico sinceramente. Per il resto, comunque, non mi voglio avvelenare perché, come ho detto all'inizio, insomma, il mercato mi interessa fino a un certo punto perché andare dietro a queste notizie che sono vere, non vere, insomma, non mi fa impazzire, non è un giochino che mi appassiona. Peraltro, il mercato quest'anno chiude molto presto, il 19 agosto, e questa cosa mi riempie di gioia e mi fa apprezzare ancora di più il mercato che sta facendo la Roma, che ha già messo in cantiere un sacco di acquisti, quindi bene così, vediamo cosa succederà nel prossimo mese e mezzo e come al solito rimanete sintonizzati sullo Zoccolo Duro per tutti gli aggiornamenti e io vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e abbasso la Lazio.